Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. E abbiamo qua Migat. Finalmente a Deza, lo andiamo a provare. Non è ancora il suo turno migliore perché sto facendo girare le unità, però è il suo primo turno e ovviamente un'unità che stacca attacco e difesa. La vediamo fin dal primo turno, anche se non è il miglior turno. Detto questo, ragazzi, mamma mia, sei un mostro. Mamma mia, sei un mostro. Migatte, Int, è fortissimo, fine. Non dico altre parole. Detto questo, iniziamo il turno. Per ora sappiamo tranquillamente, no? L'abbiamo già visto ieri, Migatte, Int, che com'è prima della trasformazione. Però direi di parlare della trasformazione con calma. Con tranquillità. Non ho visto il danno, però... Amen. I 2-8. Incando malissimo. Beh, sì. È tutto... Tutto normale. È tutto normale. È tutto veramente normale. Va bene, comunque. La ripetiamo un attimino alla veloce com'è l'Ultra Instinct Sign ad Ezza. Raises Attack Def all'infinito in cause immense damage. Attack Def 150 e basta. Non ha nient'altro, non offre nient'altro, è vero, non offre nient'altro. Però chi se ne frega che non offre nient'altro. Si trasforma ovviamente sempre con la solita, solito requisito del praticamente avere il 50% di vita sotto, trasformato. E abbiamo il nostro Migatte completo. È tutto qua normale. Passiamo a parlare però della passiva e delle special di Migatte. Super Attack. Raises Attack Def all'infinito. Tanto teniamo Goku qua, questo è come l'Inca. C'è poco migliore di questo. E sì, se vi chiedete perché è in secondo piano Goku ILR, non è perché questo è uno showcase di Migatte, quindi lo devo tenere prima. No, è che effettivamente Migatte prima forse anche meglio. Partiamo un attimino dalle difese tutto. Ha tirato una special. Scusate, è vero, volevo dire la passiva del trasformato, ma a sto punto me la vorrei tenere per quando lo trasformiamo. Vero problema però è quando. Vabbè. Comunque abbiamo questo. 230.000 def. Ha già superato l'LR. Bene, l'LR può evadere tutto, bla bla bla, quel che volete, giustamente, può evadere. Ha già superato in difesa l'LR. Tutto normale. 4 milioni e 2. Fa già più danno dell'LR. Seconda special, Non quarta qui. No, è la terza questa, scusate, è vero, è la terza perché ha fatto un'altra. Ah. Dov'è che io vorrei... dov'è che io vorrei trasformarmi? Però detto questo, ora leggiamo veramente la trasformazione com'è. Avevano detto Raises Attack Def rimane con immense damage. Va bene. Passiva, chi più 3? Oh bene, non gli serve però. Chi più 3? Attacco 200%, Def 100%, Great Chance di evadere. Ok, rimane identico il Great Chance. Disable Enemy Guard. Il primo turno che si trasforma, 100% evasione. Ragazzi, io voglio trasformare Migatte, perché sinceramente Migatte trasformato è una belva, è una belva. Ragazzi, se quello era il suo secondo turno con 3 special e abbiamo superato il danno di Migatte LR, quando poi lo trasformiamo che abbiamo effettivamente anche più danno, com'è poi? Sono sincero, con tutta la sincerità possibile, se avete l'LRSTR, la giocate ad Ability Free, la giocate solo per bellezza. La giocate solo perché è bella, non perché è forte, perché è bella. Se invece a parità di ability, ragazzi, l'LRSTR, bene o male, è ancora forte, molto forte, tranquilli. Non è un'unità inutile ora, ok? Voglio specificare questo perché non è così, cioè l'LR è ancora molto forte, fine.
Però sì, cioè, ok. Sì, dai, cioè, def 270, 605.000 senza prendere le orb contro un 193.000, è vero, l'altro evade, è giusto dirlo, l'altro evade, però questo è il suo terzo turno, 270.000 def. Andiamo avanti, quanto è che sta caricando? Quasi un milione pre-scouter, terzo turno. E non è trasformato. Ok, 4-3. Quattro, 300.000 def. mamma mia. E questa special cosa credi che faccia, Godku? Sì, un cazzo. Bandai, grazie mille. Sono felice che ora posso riutilizzare tranquillamente Goku Yi senza dire oh mio Dio, no, devi evadere. Non me ne frega niente. Perché attualmente tutta la def che sta staccando, ok, tutta la def che sta continuando a staccare, rimarrà, anche se calerà un po', perché ovviamente si passa da un 150 a un 100%, si cala di un 50%, quindi la def che avremo a Mastered, ok, non sarà super mega altissima, è vero. Però a prescindere è comunque alta, quindi poco importa in realtà, no? Cioè quella è la situazione, poco ci importa. Sarà comunque alta, calerà di un pochino, ma effettivamente grazie mille. Dai che lo trasformiamo. Lo scopo del video è trasformarlo, cercarlo di trasformare, perché ovviamente... Parolone. È la verità, è un parolone, non posso dire che non lo è un parolone. Siamo quasi a metà vita, io lo devo solo trasformare, fine, non è che poi mi interessa, cioè... Io lo voglio vedere trasformato, ma effettivamente come lo posso trasformare se non posso perdere danno con questo team? E non siamo pieni, cioè abbiamo un team, un set con le carte principali e due buffer, quello free to play e ovviamente piccolo Gon, ok? Quindi non milioni di cose, ok? Cioè io sto solo aspettando di prendere giusto quel poco di danno che trasformiamo. Ecco, questa è una cosa buona, vedete? Questa è una cosa buona, no? Un po' di danno l'abbiamo già preso, va bene. Non c'è buffer, anzi, alleluia. Def 313.000 anche senza buffer, tranquillamente. Come ho detto prima, aveva superato il 300.000 def. Siamo a 1.000.000 pre-scouter senza buffer. Quindi qua siamo sui 4,2, perché sì, non c'è il buffer, dovevo calcolare anche il buffer, 4.200.000, sì, beh, tutto tranquillo. Da un'unità che a malapena faceva 2.500.000, siamo passati a 4 milioni. Tanto. Non è che c'è molto altro da dire, ragazzi, cioè, è una belva. È una belva e non l'abbiamo trasformato, perché lì poi vediamo veramente i danni. Ovviamente siamo in LGE, quindi è comunque un evento... non l'evade! Attenzione! Lo trasformiamo al prossimo turno. Andiamo. È il momento. E c'è il buffer. Ok. Ok. Migatte è OP, migatte è rotto. Un attimo solo, mi devo ricordare esattamente quant'è il buff della free to play un attimino ora che è a tour. È un 20%. Eccolo! È il momento di one shottare. Allora, parliamo però di def. Abbiamo ok il buffer, voglio vedere di quanto è calata esattamente, se è un problema o meno. Se è un problema o meno, ok? No, non è un problema, 300.000. Ok. Andiamo. Dock mode. Quanto? È vero, questo turno evade per forza questo migatte. Quanto? 5-5. Vai!
vai! E si boosterà ancora perché non è finita. Andiamo. Andiamo e basta. Ragazzi. Grazie. Solo questo. Grazie Bandai. Grazie. Grazie mille. Non ho l'LR e ora mi viene meno voglia di prenderla. Non è che me... Cioè... Sì, è bella l'LR, eh. Tutto quel che volete. Non ho l'LR STR, però ora non ci spendo i coin. Mi hanno fatto il regalino, effettivamente. Non l'ho ancora trovata. Quando la troverò sarò felice, ma non ci spendo i coin. Ho un po' di paura per quel TN Roshi, esattamente. Non so quanto se la gestiscono bene in questo caso. Tenerli qua da Migate STR e Int sarà un problema, visto che sono tutte e due tech. 68.000, le piglia abbastanza. Ok, sì, usiamo più che altro un turno dopo. No, rip. Non abbiamo la revival. Vabbè, fammi una cosa. Facciamo questo per ora. Tiriamo un active skill intanto. Vediamo un attimino se... Ci facciamo il crit e poi vediamo esattamente per l'ultima fase, Int. Però come stavo dicendo, effettivamente, l'STR è ancora forte, ragazzi. Cioè, questa è un'opzione più che altro. Non avete l'STR, volete comunque giocarvi bene una tonazione LR Goku I e Goku I Int, lo potete fare. È un'ottima carta. In questo modo avete veramente una tonazione assurda, super mega potente, non vi serve l'LR. Quando prima invece dicevo un po' l'LR è il best buddy, cioè vi servirebbe, no? Vi servirebbe, è sbagliato, vi servirebbe. Era un di più, però se volevate fare la tonazione bella, super mega figa, vi portavate tranquillamente l'LR. Se l'avevate era forte. Però sono sincero, se l'avete ability free e avete Goku Int, ability full, se dovete affrontare qualsiasi cosa che non è un Dokkan Event, lo volete affrontare bene, portatevi Migatte. Portatevi Migatte, ragazzi. Cioè, Migatte Int e Zap è molto più forte dell'ability free. Cambia il discorso, ovviamente, se ce l'avete ability full. Forse negli eventi lunghi in altri team. Forse. Quanti turni siamo qua? Effettivamente, fatemi vedere. Qua non puoi evadere, però. A me. E che me frega? E che me frega che non puoi evadere? Difesa! 330.000! Ha effettivamente superato, outclassato la LRGL ora, ma con un piccolo però, nel senso. La LRGL ha ovviamente l'evasione, i crit e tutto, super mega potente, sì, vero, verissimo, cavolo. Però surpassa su quella special, la singola special che farà massimo 2, l'ha già surclassato, tranne, vabbè, 5-6. Wow. Non ho parole, ragazzi. Cioè, hanno fatto un'ezza che effettivamente... Togliamo il fatto che Vegito Blu Fisico può fare tutte quelle special e i counter, però non offre nient'altro al team. Questo Goku I è letteralmente una spanna sopra praticamente a tutti i Dokkan Fest usciti. Con tranquillità è sopra a tutti gli Ezza usciti anche. Voglio dire, solamente, vabbè, c'è Vegito, ok, Vegito fa i counter, se avete quel turno buono dove fa 18.000 counter e special, ok, ovvio, è ancora Gesù Cristo Vegito, rimarrà sempre Gesù Cristo con i counter, è normale. Però non avete quel turno, questo Migatte vi offre molto di più da quel lato. Da quel lato vi offre un pochino di più. Vorrei fare ancora un altro turno, quindi ragazzi fatemi usare l'item, voglio vedere un'altra special, voglio vedere proprio fino all'ultimo turno quanto è riuscito a staccare, ok? Solo per quello, voglio vedere fino all'ultimo turno quanto riesce a staccare per noi. Mi interessa vederlo proprio al massimo potenziale, per quanti turni saranno, probabilmente al massimo. 14 turni, sì, perché il prossimo turno probabilmente è morto Goku. Però voglio vederlo al massimo potenziale possibile, ok? Quanto... Ok, no, in realtà forse abbiamo un turno in più. Quanto danno possiamo vedere effettivamente? E anche lì... È
Ecco, non riesce a superare l'STR LR ad ability full, questo è da dire. Però lo supera in difesa, contando anche che ha 70% evasione appena si trasforma. Il problema è che si boosta talmente velocemente che avere o non avere l'evasione importa poco. Arriva ad avere abbastanza def da tankare tutto, e questa è la cosa buona. Prima cosa. Seconda cosa, oltre il fatto di avere X def, poi quando si trasforma lui ha 70% sempre di evadere, e il primo turno evade al 100%. Quindi in Super Battle Road, sono sincero, mi porterai l'int, non mi porterai l'STR. Non lo reputo più forte l'STR in Road. Più che altro perché avere un turno 100% evasione vuol dire che se vedo che hanno 2 milioni di attacchi, lo piazzo lì davanti e basta, fine, lo piazzo lì davanti. Non metto l'STR che può rischiare invece di prendere la special. Special 326.000 def senza buffer, 1 milione così, madonna santa, quant'è così invece? 1 milione 6. No comment. No comment, ragazzi, cioè veramente no comment. 5-4 no buffer, no comment. Wow, fine, ragazzi, cioè fine. Eccolo qua, la botta. Sì, non vediamo il prossimo turno, quindi ci va bene per questo, ragazzi. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Scusate, non è che ho molte parole ancora per questa LR. Non ne avevo neanche per il video, perché sinceramente sono rimasto di stucco già alla notizia di ieri. E vederlo comunque così forte mi fa rimanere di stucco ancora di più oggi. Quindi quella è la situazione, no? Però ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti come vi sembra questa carta. Come vi sembra? Ma che cacchio dico come vi sembra? È Gesù Cristo, dai, che cacchio stiamo a dire? Ovviamente, ditemi però, quanta ability l'avete? Vorrei sapere quello, quanta ability l'avete Goku E, Int? E ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate anche l'iscrizione e soprattutto lasciate anche un bel mi piace. Detto questo, ragazzi, noi ci lasciamo con questa special da 48 di danno. Ciao a tutti, ragazzi.